Sono con la signora Edina Regoli, che è la direttrice del museo archeologico qui a Castiglioncello. Signora Regoli, mi dica se ci sono qualche aneddoti, qualcosa di particolare da dire su Castiglioncello. Ma più che aneddoti, io mi occupo di un periodo che è la storia antica e la storia in genere del territorio, e purtroppo aneddoti in queste epoche sicuramente ce n'erano, ma non sono arrivati fino a noi, un po' troppo lontani nel tempo. Di sicuro sappiamo che Castiglioncello avete visto, avete potuto apprezzare la sua posizione, che chiaramente faceva gola non solo ai contemporanei, ma anche ai popoli antichi. Castiglioncello infatti è un centro etrusco. Nel nostro museo raccogliamo molto materiale venuto alla luce relativo a una necropoli, cioè relativo alla città dei morti. La città dei vivi ha lasciato purtroppo pochissime tracce. La fortuna di Castiglioncello è dovuta a quelle due baie che voi avete potuto apprezzare dall'alto della torre, che costituivano due porti naturali nell'antichità, uno contrapposto all'altro, nel senso che se qualche ragione climatica impediva, per esempio i forti venti di libeccio impediva l'accesso ad un porto, c'era l'altro simmetrico che poteva ospitare le navi. Diventa poi, la faccio molto velocemente, diventa poi sede di ricche ville di lusso in epoca romana, preludendo in qualche modo alla fortuna che Castiglioncello ha avuto a cavallo fra il 1800 e il 1900 come località di lusso privilegiato da ricchi. Sentivo la signora prima parlava di Saint-Tropez, bene, comunque una località di grande fascino sulla costa, cosa che viene poi assolutamente abbandonata perché purtroppo tutta questa zona subisce fra Medioevo e Rinascimento un abbandono generalizzato. In quest'epoca viene costruita la torre che è alle nostre spalle, che di nuovo approfittando di questa posizione a picco sul mare e dalla quale si gode una visione amplissima dal promontorio di Baratti, dal promontorio di Populonia e quindi di Baratti fino alla costa livornese, rendeva possibile avvistare alla guarnigione che in questa torre aveva sede, eventuali movimenti di. Il periodo dei pirati, soprattutto saraceni, ma anche il periodo in cui si scoprono le Americhe, quindi si rischia il contrabbando, si rischiano le malattie che arrivano con queste navi che fanno viaggi molto lunghi, e questa, diciamo, era la funzione della torre di Castiglioncello che guardava e parlava con le torri vicine. Nel 1800, qui eredita una fattoria di campagna al posto dell'attuale Castello Pasquini, un importante intellettuale italiano che è Diego Fattori, il quale, chiedo scusa, Diego Martelli, il quale è molto amico dei pittori macchiaioli, ne è mecenate e li ospita a più riprese nella sua fattoria, dando ai macchiaioli, diciamo, un rifugio e un ritiro sicuro e tranquillo, e nasce la grande scuola di Castiglioncello che segna un importante passo avanti della pittura italiana in stretto collegamento, che è la pittura macchiaiola, in stretto collegamento con l'impressionismo francese. E da qui poi, piano piano, Castiglioncello diventerà quella di cui parlavate prima, cioè queste buone frequentazioni da macchiaioli in poi faranno sì, insieme a
accurati e oculati investimenti economici faranno sì che Castiglioncello diventi appunto una delle più raffinate località di villeggiatura italiana. Spero di non essere stata troppo lunga. Bravissima, grazie mille.